amici, bentornati su questo canale. Oggi parliamo di intelligenza artificiale. Sarà che mi manca quella biologica, la ricerco nei computer. Si parla tantissimo di intelligenza artificiale e oltre ai ben noti plugin che trasformano fotografie in quadri o addirittura creano immagini particolari in base a delle descrizioni scritte, ad esempio disegna in maniera realistica una ragazza che mangia il gelato e dietro ha un elfo, e il noto plugin che funziona all'interno di Discord fa tutto questo, ma oggi parliamo di intelligenza artificiale e musica, ovvero la possibilità di avere un compositore virtuale a nostra disposizione, per esempio per i nostri cortometraggi, video, film e quant'altro. Si tratta di una serie di software che in base alle nostre istruzioni, cioè noi gli chiediamo musica epica anziché musica molto ritmata, anziché musica classica, anziché atmosfera di un certo tipo, gliela chiediamo una melodia in maggiore, in minore, eccetera, 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 come ora vedremo, e il programma crea, compone e arrangia una composizione come la vogliamo noi, ripeto, in qualche modo inedita. Ma vedremo, per la gioia dei musicisti e per la delusione di quelli che non volevano più chiamare musicisti, che le cose non stanno proprio così e almeno per ora un artista non è possibile sostituirlo con l'intelligenza artificiale. Eccoci su Aiva.ai, che è uno dei software di intelligenza artificiale che creano composizioni personalizzate, gratuito, più famosi in assoluto. Creiamo l'account come ci chiede e lo facciamo attraverso l'account Google. Ora andiamo a premere Create Track, crea una traccia. In prima battuta troviamo Profile Library, che ci permette di ascoltare delle composizioni già esistenti. Per esempio mettiamo questo qui, Meditation, e una volta che, se questa mi piace, posso dire creane una simile, oppure posso mettere influenze, e nel senso io gli dico guarda, ti do questo MIDI file, capisci cosa mi piace e crea una traccia simile a questo, oppure preset style, cioè per esempio modern cinematic, jazz, fantasy, pop, eccetera. Quindi se io metto per esempio pop, gli dico che voglio che sia fatto in chiave minore come tonalità, che in genere è un po' più triste e malinconica, voglio che abbia una battuta per minuto medie da 90 a 110 battute per minuto. Per quanto riguarda gli strumenti, posso metterli in automatico oppure emozionale epico, un ensemble da camera oppure un ensemble acustico, eccetera eccetera. Io lo lascio in automatico. Per quanto riguarda la durata, metto da 30 secondi a un minuto e dico fammi una composizione proprio un tanto al chilo. E a questo punto vado su crea la tua traccia. Questa è una traccia di tipo pop, con ha scelto di farla ensemble acustico, fatta appunto in minore, 110 battute per minuto in 4 quarti. Vediamo che cosa ha creato. Diciamo che i limiti quanto a elementarità dell'arrangiamento e anche per il fatto che i suoni non siano certo esaltanti, insomma, sono abbastanza evidenti. Creiamo un'altra traccia, stavolta andiamo di per esempio jazz, la facciamo fare in maggiore, la facciamo fare anche qui tra i 60 e i 100 bpm, battute per minuto. Come strumentazione facciamo un ensemble jazz e la durata la facciamo fra i 30 secondi e un minuto. Crea una composizione. Eccola qua, ascoltiamola. La
la fermo subito perché oggettivamente non è assolutamente adoperabile in un contesto che voglia essere anche lontanamente professionale. Quindi, come anticipavo, insomma, i musicisti, i compositori possono stare abbastanza tranquilli. Io ti ricordo sempre che su Amazon sono disponibili i miei libri Professione Videomaker e Video Virali e che in descrizione troverai i link per vedere gratuitamente gli estratti dei miei videocorsi. Quali videocorsi? Questi qua. Professione Videomaker è il corso italiano di videomaking più completo sul mercato. In ben 20 ore di lezioni ha l'obiettivo di fornire una formazione completa. Parte dalla attuale tecnologia delle camere, pro e contro di cinecamere, reflex e mirrorless, i formati di registrazione, la compressione, il log. Tutto sugli obiettivi foto e cine, le attrezzature per le riprese, cavalletto, spallaccio, steady, gimbal, slider, carrello, l'uso dei droni e le regole della legge. La fotografia, l'esposizione, il triangolo ISO, diaframma shutter, luce solare, artificiale, dura e morbida, tecnologie dei corpi illuminanti, diffondere e riflettere la luce. La registrazione audio, microfoni lavalier e shotgun, sistemi wireless, registratori digitali, il boom e le tecniche per usarlo. Un capitolo è dedicato al perfetto chroma key. Quindi la regia cinematografica, le inquadrature, i punti macchina, l'inclinazione della camera, i movimenti di macchina e come realizzarli, la continuità cinematografica, la regola dei 180 gradi. E ancora il montaggio, software disponibili, regole e ritmo nel montaggio, stacchi e attacchi di montaggio, le transizioni. L'uso della musica negli audiovisivi, cenni di scrittura creativa, di color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista. Mi raccomando, lascia like, iscriviti al canale attivando la campanella. Se vuoi mi trovi anche su TikTok e su Facebook, sempre lo stesso nome, Professione Videomaker. E noi ci vediamo prestissimo qui su YouTube. Ciao!